È stato confermato il direttivo oggi, tutto è andato bene, è finita la stagione e state già pensando alla nuova? Sì, tanto per cambiare, si fa molto in fretta a finire le stagioni purtroppo, perché qua il tempo passa velocemente, per noi vecchietti si sente ancora di più. Comunque è stata un'altra stagione abbastanza positiva, perché comunque nonostante i problemi di materia prima, come dice qualcuno, mancano un po' di soldi, ma per fortuna si corre ancora. E si corre ancora anche abbastanza bene, nonostante le gare siano sempre più ridotte come percorsi, come costi, giustamente, perché l'impegno finanziario è diventato notevole. Comunque anche questa è stata un'annata buona. La prossima sarà ancora di più un punto interrogativo, perché i programmi sono più o meno sempre gli stessi. Bisognerà vedere quante gare si faranno, perché in programma ce ne sono anche troppe, come al solito, poi una salta, quell'altra non c'è, quell'altra non si fa più. Il grosso problema che abbiamo noi poi soprattutto è quello che si riesce sempre ad accavallare le gare, e il prossimo anno sarà tutta un'avventura, perché pare che ci siano due o tre gare della nostra zona che addirittura si svolgono a pochi giorni di distanza l'una dall'altra, che secondo me è la cosa più cretina che si possa fare, però tant'è, i programmi non li facciamo noi. Cosa pensate di proporre come scuderia? Ma noi penso faremo più o meno sempre le stesse cose, cioè noi siamo aperti a qualsiasi esigenza dei nostri piloti, noi siamo sempre stati abbastanza pochi, ma come dice qualcuno, pochi ma buoni. Poi comunque, oltretutto l'annata si è conclusa con un buon secondo posto di Ferron. È stato un ottimo risultato, viene anche qualche giovane finalmente che esce fuori, quindi è sempre positivo. Cureremo sia le auto storiche, che sono un po' la nostra passione, poi se c'è qualche ragazzo che vuole cominciare con le moderne, ben venga. Ci sarà tutto da vedere il discorso di quelle nuove gare che vengono svolte, come il trofeo Rete Canavese di quest'anno, che speriamo venga riproposto, perché comunque è utile per i ragazzi che senza spendere molto riescono comunque a divertirsi e a fare lo sport per cui hanno la passione. Sono le richieste che vi vengono fatte? Ma generalmente le richieste più pressanti sono quelle di un minimo di assistenza, perché una volta le assistenze venivano curate dalle scuderie, adesso attualmente vengono invece fatte dai preparatori. Però ci sono molte persone che il preparatore non ce l'hanno, e di scuderie che fanno ancora l'assistenza ne sono rimaste molto poche. Noi siamo fra i pochi che lo facciamo ancora, tra l'altro quest'anno siamo riusciti a farlo anche gratuitamente, quindi è stato un impegno, però i piloti erano soddisfatti. Quindi la vostra fondazione è stata creata nel 77, se non ricordo male, quanto è cambiato nel tempo? Beh, è cambiato non il mondo ma l'universo, perché nel 77 noi poi correvamo già nel 76, poi abbiamo regolarizzato nel 77, erano altri tempi, si correva con i piloti ufficiali, i rally erano rally, adesso sono delle manifestazioni, degli show. Non parliamo di Monza, che è uno show, per carità, grandi macchine, grandi piloti, ma poco rally, il rally non esiste più. Ci sono ormai gare che si chiamano rally e durano 40 km di prove speciali. Noi una volta sotto i 150-200 km non se ne parlava nemmeno, Quindi è cambiato di tutto, i costi, il tipo di macchine. Noi correvamo con la macchina con cui si andava in ufficio al lunedì, adesso sono macchine mega preparate. Quindi si rimpiangono un po' i vecchi tempi? Ah, io personalmente molto li rimpiango, perché ci si divertiva, perché non si andava per vincere ma si andava veramente per divertirsi. Adesso ragazzini appena arrivati hanno già pretese assurde, si sentono già tutti dei mega piloti senza aver fatto neanche un chilometro di prova speciale. Cosa deve fare uno per diventare pilota e per venire nella vostra scuderia? Ma per venire nella scuderia non c'è proprio nessun problema, noi siamo aperti a tutti, poi ormai siamo abbastanza conosciuti, nel senso che sono tra un po' 40 anni che ci siamo sempre, anche come dicevo prima pochi, ma sono anni e anni e anni, siamo sempre qua. Basta venire in scuderia, prendere contatti anche tramite internet, col sito, con Facebook, ormai le nuove tecnologie sono a disposizione di tutti. E poi noi siamo disponibili a qualsiasi cosa. Non avete richieste particolari? Non abbiamo nessuna richiesta particolare, anche la richiesta che facciamo economica, adesso poi il nuovo direttivo vedrà se mantenere le quote dell'anno scorso, ma sono cifre molto
simboliche, ecco, perché non... Il primo appuntamento pensate di averlo quando? Ma adesso stiamo aspettando i nuovi calendari, perché le ronde generalmente vengono fatte da gennaio a marzo. Quest'anno c'è una mezza rivoluzione, perché la Ronda del Canavese, che era la prima, di solito la prima gara del campionato, pare che vada a finire ad agosto, quindi non sappiamo bene. Sicuramente avremo il Rally di Sanremo, che dovrebbe essere il 4 o 5 aprile, e se non ci mettono qualcos'altro di nuovo prima, però finché non escono i calendari nuovi, non, siamo ancora nell'oscuro totale.